ciao a tutti, nuovo video Chilometa, siamo in una delle tante vie, tante traverse che ci sono qua nelle vie principali di questo quartiere. Siamo in questa galleria, vi faccio vedere tutta questa bella area di ristoranti, una dietro l'altra. Guardate che belli, ma questi qui sono veri? No, saranno plastici. No, sono tutti modellini. Questa è una specie di pub su stile tedesco, credo, ristorante, però fanno anche roba giapponese da mangiare. Deduco di sì. Infatti, ora me la inquadro, c'è la cameriera, se non... Guarda, vestita in abiti tutto in tedesco, sud tirolese, diciamo. Fanno vedere come fanno la birra, molto probabilmente faranno la birra nel metodo tradizionale tedesco. E insieme ti mangi anche la loro roba. Tutto un mix. Sì. Cosa vuol dire quel cartello? Stop? Alla macchina? Ah, forse che... Non si può parcheggiare qua. No. Non guidare se sei ubriaco, praticamente, se hai bevuto. Vedi che c'è i due pallini sopra. E non andare più di 20 all'ora. Può darsi. Può darsi. Dopo il lavoro venire a farsi i gocci. E bevono. Anche di là ci sono tanti, c'è qualche ristorante, sono già a metà percorso. E questo è un posto molto carino. Ve l'ho detto già in altri video, il cibo qua non manca. I ristoranti uno dietro l'altro, un po' economici, un po' cari, c'è un po' di tutto. Questo è molto bello anche. Guardate anche questo. Molto carino, tutti i vini loro, credo siano vini, vabbè c'è anche la birra ovviamente. Questi saranno sicuramente tutti i vini loro che arriveranno da questa regione del Giappone, che dovrebbe essere giù nel sud. C'è di tutto. Se li fanno gli attori, si vive. C'è di tutto e di più. Prezzi che comunque 480, 750, 900, 200, però si può fare, si può provare. Qua ci sono delle foto, credo, di questa zona di notte. E per i turisti c'è il menu in inglese disponibile. Molto bello. Anche qua, guardate, la classica lanterna giapponese, e qui ristorantini a gogo, 900 yen, tutto questo menù. Tutto questo menù è bello, non è tutto tanto, un po' di sashimi, quello è la tempura, un po' di riso, il tofu, i pezzettini, molto bello. Qua ci sono gli esempi che dovrebbero essere fatti in plastica, gli esempi dei vari piatti che servono qui. Questo è locale, il mio amico mi stava chiamando, come mai? Che cosa hai visto? Ah. Il menù, tutto quello per i vari menù. 8.000 yen per questa roba, ma è anche tanto secondo me. Sì, no, ma per quello che ti chiede secondo me è conveniente, cioè, poi bisogna vedere quanto sono pesce, grandi... Tutto pesce, è tutto poi pesce. Bisogna vedere cosa c'è là dentro anche. C'è una sorpresa lì. Sì, Vari piatti. Qua ogni ristorante ha il suo plastico di tutti i piatti che servono. La barchetta, pieno di sashimi. Molto bello. Poi sono tutti decorati, tutti pieni di insegne luminose. Qui offro anche il wifi, che piano piano si sta diffondendo, perché ho notato che anche nelle grandi stazioni come la stazione di Shinosaka, la stazione di Kyoto, offrono il wifi, c'è proprio il cartello scritto, wifi gratuito, anche in alcune gallerie commerciali. Quindi l'anno scorso, qualche anno fa, non era così diffuso.
questo è un supermercatino piccolino. La frutta, altro ristorante. Vari piatti in giapponese, purtroppo non so leggere. Dentro è alla giapponese, molto carino. Questo vende vini, ah no, è un ristorante, ennesimo ristorante. E questo cos'è? Relation Club, DVD e video, aperto 24 ore. Secondo me ti scegli, ti puoi vedere i video e ti scegli come stare nella stanza, secondo me. E costa 3100 yen, è tanto? Non è chiaro, non riusciamo a capire. No, momento. Ci sono altri prezzi, uno 120 minuti, 2 ore, 1000 yen, 5 ore, 12 ore e poi tutta la notte, secondo me sono... Cioè, dovuto scusare. Le salette un po'... No, ma scusa. Aspetta, fammi passare. No, 120 minuti. 120 minuti sono 2 ore. Io ho letto 12 minuti. 120 minuti, 1000 yen, ci può... Molto bello. In Italia una tenda così non la puoi mettere perché ti partono 10.000 euro all'anno di tasse. Ho un insegno come questa, guardate che bello. Bello, quel dragone gigante. Quelle due cose negli occhi devono essere dei led che accendono di sera. Sì, molto probabile, molto probabile. Anche qua al ristorante, questo è chiuso. Qua stanno già mangiando, ho visto gente che mangia, tanto sono già le quasi le 11:30. 240 yen, questo è economico, come ramen. Poi un'altra via di qua bella piena. È un'altra via di qua bella piena. Guardate che bello. Va bene, interrompo qua il video, poi vedo se fanno ancora un pezzettino di là. Ci vediamo più tardi qui da Umeda. Ciao ciao!